Benvenuti in questo tutorial in cui vi spiegherò come funziona Screencast-O-Matic. Ci colleghiamo al programma. Ecco, e clicchiamo su Free Recorder perché stiamo lavorando con il programma free, cioè non a pagamento. A questo punto dobbiamo decidere che tipo di visualizzazione dobbiamo fare. Se usiamo solo lo schermo, registriamo lo schermo con la nostra voce. Se invece andiamo su webcam, registriamo soltanto il video. E altrimenti nell'altro modo ci mettiamo anche la faccia, cioè registriamo in un angolino anche la nostra persona. Riprendiamo quindi la nostra lezione su Mimio Studio e iniziamo la nostra registrazione. Facciamo partire la registrazione dello screencast. A questo punto noi cominciamo a parlare sulla nostra lezione, spiegando quello che intendiamo dire ai nostri alunni, in questo caso il metodo scientifico. Possiamo ovviamente andare avanti con le nostre diapositive montate su Mimio, fino a quando terminiamo la nostra spiegazione. È chiaro che la lezione su Mimio la dobbiamo aver preparata precedentemente. Quando abbiamo terminato, clicchiamo sullo stop della registrazione e decidiamo se cancellare la registrazione, se per caso abbiamo fatto degli errori, oppure se vogliamo andare avanti, clicchiamo su Done, su Fatto. A questo punto ci si presenta la nostra anteprima della registrazione e dobbiamo salvare il file in questo modo. A questo punto sta pubblicando il file video in MP4. Attendiamo. La registrazione dello schermo è pronta. Ritornando la nostra registrazione sul desktop. La possiamo rivedere e anche rinominare. In questo caso la nominiamo come prova di screencast. La possiamo rivedere. Eccola qui tutto quello che abbiamo fatto durante la nostra registrazione dello schermo. E a questo punto il nostro screencast è pronto. Grazie a tutti, alla prossima!